anche da molto prima, ma soprattutto da quando esiste l'Area 51 negli Stati Uniti d'America, moltissimi sono convinti che gli extraterrestri siano tra noi, sotto mentite spoglie e confondendosi molto bene tra i terrestri, in tutte le parti del mondo. Lucio Arzon presenta un nuovo episodio del podcast della Pietra. Tantissimi sono stati anche gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati, ma alla domanda esistono gli UFO, il buon Massimo Polidoro del CICAP risponde: ma certo, io lo dico da sempre e lo dice chiunque si occupi di scienza, ma spesso molti, per superficialità o per poca dimestichezza con l'inglese magari, fraintendono il significato. La sigla UFO infatti sta per Unidentified Flying Object, cioè oggetto volante non identificato. Non sta per astronave extraterrestre o per veicolo proveniente dal futuro o magari da chissà quale altra dimensione. Anche la recente modifica proposta dall'esercito americano, quella di usare cioè il termine UAP, cioè Unidentified Aerial Phenomena, cioè fenomeno aereo non identificato, è stata immaginata proprio per levare di torno qualunque ipotesi extraterrestre. Nessuno però dice che gli extraterrestri non esistano, anzi, per la scienza è altamente probabile che esistano altre forme di vita nell'universo. Ci sono altri pianeti abitati nella nostra galassia? Beh, io credo molto probabile che ci siano altri pianeti come la Terra, perché il Sole è una stella comunissima fra 400 miliardi di altre stelle che popolano la nostra Via Lattea, e forse tutte o comunque buona parte di esse hanno dei pianeti. Oggi stiamo scoprendo che ci sono miliardi e miliardi di pianeti nell'universo, fra questi ci saranno anche dei pianeti adatti a ospitare la vita, e allora non c'è nessuna ragione perché quello che è successo sulla Terra non succeda, non sia successo o non succederà su altri pianeti. Quindi io credo molto probabile che ci siano altre forme di vita, forse più evolute della nostra, forse meno, ma incontrarle sarà molto difficile. La psiche umana, fin dai tempi dei Neanderthal, tra i 200.000 e i 40.000 anni fa, ha bisogno di porsi delle domande esistenziali per lustrare l'ignoto, ha bisogno di una fede e di rituali. E ricordo che anche i Neanderthal seppellivano i loro morti. Nei secoli, alcune recenti istituzioni religiose hanno contribuito in qualche modo a svilire la spiritualità, elevando il dogmatismo. Così si è insinuato in moltissime persone un vuoto psicologico ancestrale che non sono riuscite a colmare in una sana spiritualità, motivando la storia del dogmatismo e rimanendo ferme nelle proprie convinzioni spirituali. Se non si contribuisce ad educare i più piccoli con la cultura ad una sana spiritualità, con rituali e fede, che preferisco definire fiducia in questo caso perché non dogmatica, è molto probabile che nel momento in cui quel vuoto ancestrale si paleserà, verrà riempito con le prime cose che saranno disponibili in quella fase della vita. Io non voglio scoraggiare i miei ascoltatori, ma prendo ad esempio una trasmissione radiofonica che seguo assiduamente, che qualcuno considera ironica ed altri invece prendono molto seriamente, e durante la quale si palesa il livello a cui è giunta la psiche dell'umanità. Mi scuseranno quindi Giuseppe Cruciani e David Parenzo e Radio 24 tutta, anche perché faccio loro pubblicità gratuita, e vi rendo noto, loro tramite, che esiste in Italia chi è convinto che la nostra salvezza arriverà tramite gli extraterrestri che vigilano su di noi, prendendo il posto delle entità diffuse dal cristianesimo. Riflettiamo dopo questo podcast sul fatto che c'è chi è convinto che l'astronave madre di questi extraterrestri buoni è comandata niente di meno che da Gesù. Una delle cose che ti hanno fatto impazzire di più, caro David, diciamo la verità, qual è quest'anno? Quando qualcuno si è messo a parlare di alieni.
Cioè, quando qualcuno si metteva a fare di alieni grigi, sì. E le astronavi, i viaggi, i legami con il vaccino, e gli alieni come entrano nel grande racconto complottista, gli alieni, tu sei sempre impazzito. Cioè, tu impazzisci. Ma perché impazzisci? Non capisco perché non vuoi dare legittimità. Non vuoi dare legittimità a persone che credono all'esistenza di un altro mondo, degli alieni che possono anche influenzare la nostra vita. Non riesco a capire perché sei così scettico, francamente non lo capisco. Non lo capisco. Perché sono tutte teorie antiscientifiche maledette che tu metti in giro per questo, piano. Fermi tutti. Chi c'è a capo di queste astronavi? Gesù! Sta per arrivare un'astronave con Gesù al comando, giusto? Esatto. Ci voglio arrivare a farmi capire che cosa sono gli angeli. Mi sta girando la testa. Sono gli extraterrestri di oggi. Va bene? E gli UFO si fanno vivi molto più spesso. Ad esempio, proprio sopra i cieli dell'Ucraina ci sono degli UFO che scortano i bombardieri, come per dire attenzione. Perché c'è chi sostiene, non io non lo so, io riporto, che non vogliono che ci siano esplosioni nucleari, quindi stanno molto attenti che questo non si verifichi. Cioè, praticamente sono dei guardiani. Pronto? Sì, signora Giotta? Sì? Sono Cruciani, chiamo da Radio 24. Salve, ciao. Ecco, mi dicono, Anna Maria, che tu sei in questo momento, in questi giorni, in contatto con gli alieni, è così? No, io sono sempre stata in contatto con i miei amici fratelli spaziali. Come si chiamano, scusa? I fratelli spaziali. Ah, i fratelli spaziali. Ma questi alieni ti parlano in queste ore anche della guerra? Ti stanno riferendo qualcosa? Che nel caso di conflitto nucleare non permetteranno che la Terra venga distrutta. Tu sei praticamente da quanto tempo sei in contatto con gli alieni? Parecchi anni. Che cosa ti hanno detto? Potrebbe essere bombardata, che ne so, Milano, Roma. Roma. Così hanno detto. Devono cadere delle bombe. Verrà permesso che alcune bombe esplodano. Beh, questo è molto grave, però ci dobbiamo preoccupare. A Roma in particolare ci sarà un bombardamento nucleare, questo ti hanno detto gli alieni. Guarda, è scritto in Apocalisse 17 e 18, la città dai sette colli. Qual è la città dei sette colli? Però scusami, adesso non è che nell'Apocalisse c'è scritto che ci sarà un bombardamento su Roma. Non è scritto in modo diciamo evidente, ma si parla di un qualcosa che esploderà, che cadrà come una macina enorme e che su questa città dei sette colli non rimarrà più niente. Se loro mi devono dire qualcosa me la comunicano telepaticamente. Ma tu l'hai mai visti? L'hai mai visti, diciamo, in faccia? Hai mai visto concretamente un alieno? Certo che l'ho visto. A voglia. E come sono fatti? Come sono fatti? Allora, innanzitutto ce ne sono di diverse morfologie. Sì. Io quelli che ho visto meglio sono questi bellissimi, che sono sia biondi che bruni, sono come noi, solo che non sono decaduti dal punto di vista materialistico, spirituale, come lo siamo noi. Ma avranno delle caratteristiche, diciamo, fisiche diverse, che ne so, hanno un braccio più lungo, le gambe più lunghe, che ne so, sono come noi, sono bellissimi, sono di una struttura perfetta, cioè ti sei innamorata degli alieni praticamente. Gli extraterrestri appartengono alle parti del cielo, della luce, insieme ai santi, ai martiri, gli apostoli. Quando mi comunicarono telepaticamente che venivano da, come vi ho già detto, dalle profondità marine dello Ionio di Taranto, poi mi arrivò da loro un plasma che mi entrò dalla testa e entrò in tutto il mio corpo. Questo plasma bianco mi diede una gioia immensa che nessuno prova sulla faccia della terra, tanto che poi andai dal meccanico e guardavo tutti con un immenso amore. Ali, secondo te ci sono gli UFO? Delle volte te guardi come se vedessi delle cose che noi non vediamo. Beh, voi già sentite, voi cagnolini, ad esempio gli ultrasuoni, che noi non sentiamo. Però delle volte sembra quasi che tu senta, ti volti di scatto e non c'è niente. Perché? Cosa vedi? Cosa senti? Se avessi la parola... S-
Salvatore, dimmi. Allora, io sono una persona molto seria, quindi se mi espongo sempre perché è vero quello che dico. Loro vivono in una quarta dimensione che non è accessibile a noi perché noi abbiamo solo cinque sensi, e quindi il fatto che esistano, che io possa vederli solo esclusivamente in sogno, mi sembra una cosa abbastanza ragionevole. Sì, ma tu credi veramente, ma tu ci credi davvero a questi alieni che devono venire prima in ologramma e poi sul serio nel 2026? Ci credi o non ci credi a questo cazzo di alieni? Allora, io ci credo e dico che nel 2024 saranno gli esseri umani a creare falsi alieni. Ma non sei razionale, non sei intanto razionale. Intanto mi permetta di ringraziarla per averci dato questa notizia in esclusiva in anteprima alla Zanzara, grazie molte. Mi meraviglio che questa notizia non sia stata già, come dire, presa dal Corriere della Sera, dal Sole 24 Ore, da Repubblica. Però attenzione, molto strano. Attenzione, molto strano. Aspetta, aspetta, Salvatore, mi dicono che lei fa parte di un gruppo su Facebook, Alieni Verità Nascoste, cioè tu sostanzialmente sei uno di quelli che ha delle visioni degli alieni e sei convinto che gli alieni arriveranno sulla Terra perché te lo hanno annunciato loro stessi, o sbaglio? Sostanzialmente il vostro atteggiamento dimostra che l'umanità non è pronta. Sì, perché no, non siamo pronti. Ma ne ha parlato con qualcuno? Ne ha parlato con uno psichiatra? Ne ha parlato con Galimberti? Ne ha parlato con qualcuno del settore? Lei non so chi sia, però lei è libero di credere o meno Parenzo, a quello che sto dicendo. Parenzo, una cosa pazzesca, dai. Vabbè, quelli che pensano di fermare la guerra con le preghiere alla Madonna, ai cristi vari, ma ci mancavano questi ufologi del cazzo, anche quel ricoglionito di Red Ronnie che dice che i caccia sono scortati dagli alieni perché non vogliono la guerra nucleare. Ma Red, torna a fumarti i tromboni, va là che forse ti ripigli. Attenzione, so già che voi, c'è già chi scrive ha ragione Marina o ha ragione Malanga, perché Marina dice che ci sono gli alieni anche buoni, Malanga dice che non sono buoni, che vogliono donare l'anima, ma comunque vada, sia che siano buoni sia che non siano buoni, non hanno interesse che il mondo si estingua. Arrivederci alla prossima puntata del podcast della Pietra.